Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come vedete, siamo di nuovo su Minecraft e come avete letto dal titolo, oggi vi farò vedere il mio labirinto piccolino e un passaggio segreto più il tutorial. Allora, questa è l'entrata del mio labirinto, come avete letto qua, e qua c'è scritto che non si torna indietro. E per controllare se qualcuno torna indietro e bara, c'è qua un guardiano. Allora, se andiamo a sinistra, qua possiamo decidere se andare a destra, che poi si fa il giro giro tondo, casca al mondo. Se no, se si va a sinistra, si può decidere se andare avanti, che si fa sempre il giro giro tondo, casca al mondo. Vabbè. Se no, se si andava a sinistra, andavi sempre dritto, facevi il solito giro giro tondo, che si tornava però indietro. E qua ci sono due posti. Uno qua, che uno può scendere e andare là, però uno se scende non può più tornare indietro. Quindi uno se va qua, pensa che qua magari c'è una trappola, quindi uno lo salta e va qua ed è game over. Comunque qua sotto c'è la fine, quindi se uno va qua sotto vede un guardiano e poi la fine, cioè la casa, che poi finirò bene, come vedete c'è questo segreto qua, vabbè. Intanto chiudiamo. Ok, ora invece vi farò vedere qua che c'è il passaggio segreto. Non il passaggio segreto, scusate, ma una trappola. Allora, innanzitutto qua c'è un guardiano. Oh mamma mia, si è disfata tutta. Bene raga, meglio così, perché così la finirò insieme a voi. Allora, dove farò tutto il tutorial, dove vedete qua brevemente come si è formato. Ecco, così facilissimo. Ok raga, no, oh raga, che scemo che sono salito sopra e ho fatto cadere tutta la sabbia. Comunque raga, basta che mettete la sabbia, un po' di corticella. Allora, questo passaggio segreto funziona così. Io adesso provo a non volare. Uno va di qua e non può più tornare indietro. Quindi uno non la vede ancora la lava, no? Vabbè, da qua la vede, però non può più tornare indietro. E qua c'è il guardiano che controlla. Uno deve salire per forza qua e pum, cade. Non può più tornare su, vedi? Perché questo qua è in survival. Quindi cosa devi fare? Devi andare o stare qua per tutta la vita, entrare nella lava e morire e perdere. Allora, ora vi farò il tutorial su come costruire questa mega trappola. Prima di tutto vi servono dei cespugli di rose, della sabbia, della corda, delle barre di ferro e un secchiello di lava. Allora, prima di tutto fate un buco alto 3, largo 2 e lungo 5. In questo caso, perché lo faccio piccolino, quindi deve essere sempre largo 3 per forza, o anche largo 4, però o 3 o 4, che sennò viene veramente troppo troppo piccolo. E poi lungo come volete, in questo caso lo faccio piccolino così. Questo è il posto dove andremo a mettere la lava. Poi dopo questo posto facciamo un coso. Uff, non mi so più parlare, raga. Distruggiamo qua a fianco due blocchi, così. Anzi, tre. Così. E viene in questo caso un 7x3. Ok. Fatto questo, dobbiamo prendere la terra, che mi sono dimenticato, e dei blocchi a vostra scelta. In questo caso prendo il quarzo, che è ben visibile. Mettiamo qua la terra, che ci serviranno per piantare le rose. E poi
poi con il blocco che avete scelto fate una parete alta 3 o 2 o 3. In questo caso io la faccio di 2 perché sono veloce. Qua lasciate lo spazio per entrare. Così, così, così e così. Ok, poi farete anche così, come volete, come decidete voi, come gestite voi, come già dicevo nella puntata prima. Ok, fatto questo, ne pianteremo le rose. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E sopra ci metteremo la sabbia, sopra tutte e sei le rose. Ah, mi stavo ancora per dimenticare gli scalini di arenaria. Eccoli qua, che metteremo qua, anche di quarzo come volete. Poi vi consiglio di farlo alto, sì, alto 3, perché sennò quelli li scappano. Vanno sulla sabbia, però al posto di andare sulla sabbia saltano subito lì e ci fottono il sederino. Ok, fate così. Fatto questo, mettete della corda sopra ogni blocco di sabbia. Vi risulterà così. Vedete? Fatto questo, dovete rompere tutte le rose sotto. E se vi è venuto bene, la sabbia dovrebbe rimanere su. Fatto questo, prendete il secchiello di lava e lo mettete tutta ai bordi. E poi al centro, no? Dove manca. Qua. E formate il laghetto, il solito laghetto di lava. Mettete qua. Ecco. Poi. Prendete le sbarre di ferro. Le barre di ferro, che sono l'ultima cosa che useremo, che serve magari per non scappare, che le mettiamo qua nel... No raga, ho sbagliato. Vabbè raga, no, non ci costa nulla rifare tutto, tanto ci vuole pochissimo se si va veloce. Ecco qua, così, così, così. E mettete qua le barre di ferro, tranne qua nel primo blocco, perché sennò vi cadrà tutta la sabbia, come il fail che ho fatto adesso. Fatto questo, la trappola è conclusa. Infatti se io provo a non volare, vado su qua, cado, e qua mi trascinerà pure da solo nella lava. Ok raga, per questo video è tutto, spero che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, come al solito, lasciate un like, commentate, condividete e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao raga!